Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo del mio nuovo sito internet, quello che ho annunciato su Instagram sabato e del quale adesso voglio parlarvi in maniera un po' più dettagliata. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Come ho detto, ho creato il mio primo vero ufficiale sito internet. Il dominio è molto semplice, è www.martinabelli.it. In realtà in passato ho avuto un blog nel quale scrivevo soprattutto di libri. Parlo di blog perché appunto non era un dominio a pagamento, mi appoggiavo a Blogspot e in questo piccolo spazio che mi ero creata condividevo principalmente le recensioni dei libri che leggevo, le nuove uscite, qualche curiosità letteraria e così via. Successivamente però poi ho cominciato anche a fare video su YouTube e per quanto riguarda i video ricevevo dei feedback maggiori, quindi le persone interagivano di più con me attraverso i video rispetto invece al blog. Quindi con il passare del tempo alla fine i video sono diventati l'unico canale attraverso il quale parlarvi di libri e nel tempo ho abbandonato quel piccolo blog che avevo. In realtà però ho sempre desiderato riaprire qualcosa del genere per poter scrivere, perché in ogni caso la scrittura è qualcosa che mi appassiona tantissimo, mi piace scrivere e quindi volevo ricreare uno spazio del genere. In più, grazie al fatto che lavoro per un sito internet, ho maturato anche un po' più di esperienza, di conoscenze sul mondo appunto di internet e dei siti, quindi come acquistare un dominio, come creare un sito che fosse, diciamo, avesse dei contenuti allettanti anche per Google, che quindi fosse più facile da trovare. Insomma, ho pensato di avere delle conoscenze maggiori per poterlo creare nella maniera giusta e per avere anche una risposta da parte del pubblico. Ecco quindi perché ho deciso di intraprendere questa strada. Il sito, come ho detto, l'ho acquistato, quindi ho il mio dominio martinabelli.it, che si appoggia, io l'ho comprato con Aruba, ma si appoggia a WordPress. Quindi in realtà ho dovuto lavorare molto perché il sito per il quale lavoro io si appoggia su un'altra piattaforma, quindi ho dovuto imparare un po' da zero come si gestisce e come si crea, come si costruisce un sito del genere. Quindi ho lavorato per diverse settimane e alla fine sono riuscita a realizzare quello che per me, insomma, è un sito molto bello, perlomeno a mio gusto, ecco, è molto bello. Adesso quindi è arrivato il momento di farvelo vedere un po' nel dettaglio. Quando cliccate su www.martinabelli.it si apre una home page. Su questa home page io ho inserito un'immagine che adoro ed è un'immagine che ho scattato di fronte a casa mia, il tramonto davanti a casa mia. Quindi sono molto soddisfatta di avere delle immagini che sono autentiche, quindi sono originali. La home page è poi composta per il momento da un video che è un video di presentazione. Mi presento io per gli utenti che non mi conoscono attraverso YouTube o Instagram e faccio vedere un po' dove vivo e qual è lo scopo del sito nel quale le persone sono approdate. Subito sotto trovate gli ultimi articoli, in realtà per il momento sono praticamente tutti perché ancora ovviamente ce ne sono pochi, però insomma ci sono gli ultimi articoli che potete consultare e leggere e scorrendo ancora la home page c'è la parte relativa a YouTube. Quindi ci sono l'ultimo video e anche i miei video precedenti, in modo che le persone possano per l'appunto andare a vedere qualche video che può interessarle. Infine, nella parte finale della home page, di nuovo tornano alcuni articoli suggeriti per gli utenti. Sulla parte destra del sito, se siete sul desktop di un computer, potete vedere il mio logo. Anche questo è completamente originale e l'ha creato Gabriele. Gabriele è mio cognato, però in realtà, insomma, è soprattutto un fotografo e ed è stato la mia colonna portante per quanto riguarda le fotografie e appunto la creazione del logo che, insomma, seguendo le mie istruzioni è stato creato completamente da lui. Come vedete ci sono le mie iniziali e intorno i simboli dei 4 argomenti principali che vengono trattati sul sito. Gabriele, per l'appunto, come vi ho detto, è un fotografo bravissimo e quindi vi lascio tutti i suoi contatti
contatti sotto nell'info box nel caso voleste, insomma, andare a vedere ciò che fa o voleste contattarlo per qualsiasi tipo di richiesta o di lavoro. Proseguendo poi, trovate anche, insomma, la barra di ricerca, i miei ultimi post su Instagram, insomma c'è un po' di tutto che è racchiuso in questa home page. Come ho detto, ci sono poi quattro sezioni principali, che sono libri, sostenibilità, lifestyle e corsi. Questi sono infatti gli argomenti principali del sito, quelli che voglio approfondire attraverso i miei articoli. Per quanto riguarda queste quattro sezioni principali, tutte cliccabili singolarmente, le foto che trovate in ognuna di esse sono state realizzate appunto da Gabriele. In questo caso c'è stato un vero e proprio lavoro che è durato anche diversi giorni, perché abbiamo dovuto creare dei set qui a casa mia che fossero perfetti per rappresentare quel determinato argomento, e vi dico che non è stato semplice, nel senso che oltre a dover fare un gran numero di fotografie con luci diverse per testare insomma quale fosse la migliore, c'è stato anche un grande lavoro di editing dopo sulla fotografia, quindi insomma io sono non soddisfatta di più di questo bellissimo risultato. Passiamo quindi adesso a descrivere nel dettaglio quali sono queste macro sezioni. Ognuna di queste poi si divide in delle, diciamo, sottocategorie che suddividono gli articoli ovviamente per argomento. La prima è libri, che ovviamente racchiude tutti gli articoli che parlano di libri e scrittura. Difatti le diciamo sottosezioni, non so se si possono chiamare così, di questa categoria sono libri consigliati e scrittura. In libri consigliati troverete i libri, io vorrei inserire qui principalmente i libri di autoaiuto o di crescita personale che leggo e che mi sento di consigliarvi per varie ragioni e dei quali appunto parlerò all'interno di questa sezione, mentre nella sezione scrittura ovviamente parlerò di scrittura, quindi condividerò articoli che parlano di come scrivere e pubblicare un romanzo o un libro, che poi è quello che io faccio oltre al mio lavoro in ufficio. La seconda sezione è sostenibilità, che ovviamente racchiude gli articoli che parlano di sostenibilità un po' da tutti i punti di vista. Difatti si divide in riflessioni e tips. Nella sezione riflessioni potete trovare gli articoli che, nei quali insomma rifletto su un particolare argomento che è inerente ovviamente alla sostenibilità e che mi ha in qualche maniera incuriosita, che ha destato un po' il mio interesse e sul quale magari ho riflettuto e ho voglia di condividere le mie riflessioni con voi. Mentre nella sezione tips condivido dei consigli pratici da applicare nella vita di tutti i giorni per rendere la nostra vita più sostenibile. Abbiamo poi la sezione lifestyle, nella quale diciamo racchiudo in generale un po' lo stile di vita, la mia vita, quei piccoli frammenti della mia vita quotidiana che potete trovare anche su Instagram. Questa si divide in tre sezioni. La prima è vita di campagna, nella quale ovviamente condivido con voi quegli articoli dove parlo della mia vita in campagna, perché per quanto per me questa sia la normalità, mi rendo conto che per moltissimi di voi in realtà non sia così, che questa sia una vita anzi abbastanza diversa da all'ordinario, perché io vivo in un paese minuscolo dove c'è un ristorante, non ci sono negozi e vivo immersa nella natura, quindi mi piace condividere con voi le mie giornate. La seconda sottosezione è frammenti di vita, qui parlo della mia quotidianità, per esempio ho pubblicato un articolo sulla mia morning routine. Anche in questo caso ogni articolo è pensato per portarvi a riflettere su qualcosa, perché ho piacere di condividere quello che nella mia vita ha funzionato, che l'ha resa migliore, e quindi poi ne parlo anche con voi. Infine la terza sottosezione è genitorialità, qui racchiuderò gli articoli che parlano per l'appunto di questo argomento dell'essere genitori, non soltanto dal punto di vista di essere genitori adottivi, quindi sì, parlerò anche di adozione, ma anche di genitorialità in generale, perché questa è una nuova fase della mia vita che sono sicura mi farà riflettere su tanti argomenti, mi farà trovare degli spunti, mi farà imparare tanto, e quindi sono felice di poterne poi parlare anche con voi. Infine l'ultima sezione, corsi, quella alla quale tengo più di tutti. Allora, il mio percorso è iniziato ormai diverso tempo fa, direi più di un anno fa, quando ho cominciato piano piano a cercare dei cambiamenti nella mia vita. Ho letto tanto, un libro ha portato ad un altro e poi ad un altro ancora. Ho iniziato a studiare, mi sono iscritta a dei corsi anche professionali, perché ho capito che questi cambiamenti stavano portando qualcosa di bello nella mia vita e volevo imparare
fare sempre di più. Ecco che quindi ho approfondito la mia conoscenza sulla legge dell'attrazione, sulla mindfulness, sull'essere presenti qui, ora, adesso, in questo momento, su come rendere la mia vita più produttiva. Ho imparato a meditare, a prendermi cura del mio corpo. A un certo punto mi sono resa conto che tutto quello che desideravo nella mia vita stava arrivando. Piano piano, tassello dopo tassello, la mia vita è diventata esattamente quella dei miei sogni. Questo non significa che io non abbia più sogni, anzi, il bello della vita è il fatto di desiderare sempre qualcosa di nuovo e di muoverci, evolverci verso questo sogno, però il fatto sta che quando mi guardo intorno io sono tanto soddisfatta dal punto di vista familiare, dal punto di vista lavorativo, nella mia casa, con i miei amici, dal punto di vista economico, e quindi è arrivato un momento in cui ho pensato che io tutto quello che avevo imparato volevo trasmetterlo anche agli altri, perché anche loro potessero trovare questo equilibrio nella loro vita, in una vita che comunque equilibrata al 100% non potrà mai essere, ma insomma ci possiamo lavorare. Ecco quindi che ho deciso di creare una sezione dove racchiuderò i miei corsi nei quali insegnerò a voi, a chi si vorrà iscrivere, a trasformare la propria vita per diventare quella che avete sempre desiderato. Il primo corso lo sto scrivendo adesso e lo sto testando, anzi, con mia sorella, alla quale invio ogni settimana delle informazioni di teoria, diciamo, e delle attività pratiche da mettere in atto ogni settimana per vedere appunto se questo corso potrebbe funzionare, e per il momento sto avendo dei bellissimi risultati, quindi lo sto scrivendo, arriverà dopo l'estate, non so di preciso quando, perché devo un po' capire come sarò messa con il tempo libero, però in ogni caso è la sezione che più mi sta a cuore e che spero possa appassionare, possa coinvolgere un gran numero di voi. Bene, io direi che questo è il mio sito, diciamo che ho parlato abbastanza e adesso non vi resta che andare su www.martinabelli.it e esplorare il sito, e ovviamente ci tengo anche ad avere una vostra opinione. Io spero veramente che piaccia a voi tanto quanto piace a me. Direi che ho detto tutto quello che dovevo dire e vi saluto e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!